Noi vediamo in particolare, si sente spesso, si sentono queste parole che riguarda le entrate. Noi sentiamo spending review, voluntary disclosure, flessibilità. Ma tradotto che cosa sono? Spending review, una specie di, consentitemi il termine, macelleria sociale. Perché cosa fa? Va a tagliare soldi ai comuni, alle ex province, aree vaste che si chiamano, alle regioni, ai cittadini, che come ricordato da un senatore del PD, i cittadini rinunciano alle spese sanitarie. E queste cose sono importantissime, se in più aggiungiamo che nelle tabelle c'è 7 miliardi di ulteriori coperture, quindi non si sa ancora oggi che cosa sono queste. La voluntary disclosure è una specie di condono e la flessibilità, bella la parola flessibilità, ma è deficit, sono soldi nostri che l'Europa ci autorizza a spendere. Soldi nostri, che ricordo, si tramuteranno in future tasse, perché il debito pubblico, per esempio, vuol dire far più debito. Più debito, novembre 2011, ultimo governo centrodestra, il debito pubblico era 1.913 miliardi, luglio 2016, 2.252 miliardi. Una differenza di 340 miliardi di debito. Per cosa? E di questi 340 miliardi, ricordiamoci che 145 miliardi di debito li ha fatti il signor Renzi.